Casini o i matrimoni gay? Casini è un bigotto, via Casini! Via Casini? La patrimoniale o la macelleria sociale? La patrimoniale! Sicuri? Di più deve pagare, la patrimoniale! Scagliola con tutte le case che gli regalano e fanno, oppure volete la casa per tutti? La casa per tutti! Ma siete sicuri? Guardate che faccina! Per favore, la smettete di prenderci in giro, noi non riusciamo ad accedere nemmeno a un mutuo, perché non abbiamo garanzie, perché non abbiamo un lavoro. Lo spritz o lo spread? Sempre ubriaconi, eh? A chi li tagliamo questi soldi? Alla ricerca pubblica, alle università, alle borse di studio? Oppure ci facciamo un caccia in meno? Via i caccia! Via da guerra! Siete cresciuti con i modellini di caccia, non li volete caccia? No. Bulgara dice di buttare i caccia, tenere la ricerca pubblica. Gli immigrati che ci facciamo? Li accogliamo nei CIE, no? Questi posti stupendi tipo Lampedusa, li teniamo chiusi là dentro così non danno fastidio a nessuno? Oppure proviamo a dare diritti di cittadinanza a chi vive in Italia, a chi lavora in Italia? Però i CIE sono comodi, ma li teniamo schifo, stessi in tre, sì, no, non ci danno fastidio. Beh, mettiamo sti CIE, va. Pensate che Arcore è un luogo a meno, che non conta più nulla, ma non è vero, perché il nostro amico Silvio ci ha detto che lui ritorna, non lascia ma raddoppia, o ci teniamo Ercore. Butta Arcore, butta Arcore! Definitivamente, vai con Arcore! Piazza Pasquino qui per dire vogliamo ancora scegliere. In questo momento ci viene detto altro, cioè che non è tempo di democrazia e quindi di scelta, di partecipazione alla vita politica del paese per causa della crisi, e che non è tempo neanche di energia positiva, di passione nella politica, e quindi è tempo di sobrietà. Cioè praticamente il governo Monti e chi lo sostiene ci dice tornatevene a casa, ci pensiamo noi fino al 2013. Pensiamo che invece sia il momento di fare politica, soprattutto per i giovani e per le generazioni che si subiscono in prima persona gli effetti di questa crisi. Oh, con Monti inizia l'era della sobrietà, ragazzi. Io vi consiglio di essere sobri, l'alternativa sarebbe ogni tanto una sbronza responsabile, cioè un po' di divertimento, reagire al grigiore con ottimismo, però quello della volontà, insomma, con l'allegria che non dimentica il fatto dell'impegno ogni giorno. La brutta, la buttiamo! Via la sobrietà! Elezioni subito! Monti! Monti, no! Voglio morire democristiano! Vuoi morire democristiano? Noi oggi qui davanti a Pasquino, utilizzando il suo metodo, quello dell'ironia e del riso amaro, abbiamo deciso di voler ancora scegliere. Noi le primarie le facciamo lo stesso, abbiamo scelto e continueremo a scegliere e a costruirla questa alternativa.